Ludmilla Radchenko, moglie di Matteo Viviani, all'attacco di Lucarelli, hai rovesciato M, su mio marito. Negli ultimi giorni, dopo il suicidio di un uomo protagonista di alcuni servizi delle Iene. Realizzati dall'inviato del programma Matteo Viviani, Selvaggia Lucarelli è intervenuta criticando pubblicamente lo storico programma Mediaset, definendolo manganello televisivo. Ora la moglie di Viviani, Ludmilla Radchenko, 43enne di origini russe, già vista sul piccolo schermo come letterina di passaparola, oggi pittrice, ha sferrato un durissimo attacco alla stessa Lucarelli via social. Su Instagram ha scritto: "Cara selvaggia Lucarelli, non vedevi l'ora di rovesciare una secchiata di M su mio marito, vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te. Tanto è questo il tuo pane. Tu vivi di questo, altrimenti il tuo personaggio squallido non avrebbe nessun senso. Ma veramente, chi sei, tu?" ha aggiunto. "Matteo Viviani è uno che si batte per la giustizia, alza il CIO e va a fare le indagini. Si impegna per salvare le persone, vite in difficoltà, vi ricordate tutti Alice? Marika, Camilla, Nathan, fa beneficenza, spende il suo tempo personale per dargli il supporto. Lui è l'uomo più corretto e affidabile di questa terra", ha continuato. Poi nessuno loda il bene e tanti tremano dalla voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto. Bleuale, ci sei andata in fondo oltre a stare a casa affondata nelle tue cattiverie e veleno. Digitando i tasti, tu, che sei la regina della TV spazzatura, cosa hai fatto veramente di buono per questo mondo oltre a sparare la M.A.? Perché se non lo facessi saresti inutile oltre a disoccupata", ha quindi concluso. La risposta della Lucarelli non si è fatta attendere. Sotto al post di Ludmilla è apparsa la replica pungente, e a quanto pare un po' ironica, della giornalista e giudice di Ballando con le Stelle: "Ciao Ludmilla. Ma se sono tutte queste cose brutte, magari lo deciderà un giudice e, perché mi inviti alle tue mostre dicendomi che avresti piacere al di là degli scontri con tuo marito?"